lo so chi sei. Ma questa la cantavamo da piccoli. E non ci sono. Dicono che la famiglia sia il nostro punto di partenza, poi di fuga, e alla fine diventi quello di ritorno. Per le loro nozze d'oro i miei ci hanno voluti riunire tutti. Era stato organizzato per stare bene tutti insieme, come quando eravamo bambini. Bella senza anima! Scusate, scusate! No, vi devo interrompere, sennò perdete il traghetto tutti quanti, Poi però lì ci siamo rimasti bloccati. Li trovo ancora così inquieti, i nostri figli. E scopri che chi ti sta più vicino non lo conosci per niente. Che hai combinato stavolta? Io ho combinato. Ti vedono come la scheggia impazzita a casa. Non mi vedono da anni. Non sanno niente di me. Come hai fatto tu a sopportare tutti i tradimenti di papà? A te questa cosa proprio non ti va giù. Io voglio che siamo solo tutti felici. Porca puttana. Da quant'è che ci stai a posto come una fottoglia? Per favore. Lo dico io, sono 9 anni. Te sei una malata di me. Non è successo niente, siamo tutti bene, Sandro. Io sono cresciuto orfano. A me la famiglia mi sta su un cazzo. Giuro che il giorno dopo che faccio 18 anni scappo e non mi vedono più. E adesso spogliati. Come sai fare tu? Ma non illuderti. Io non ti capisco più. È una vita normale. Le vite normali non esistono. Ciao ragazzi, oggi parliamo di alcuni film italiani che vedremo nel 2018. Parto dal 18 gennaio, data in cui uscirà Il Vegetale con Fabio Rovazzi. Il 25 gennaio tornerà Paolo Virzì con Ella and John, The Laser Seeker, un film drammatico. Sempre dal 25 gennaio vedremo Made in Italy, di Luciano Ligabue. Il 14 febbraio uscirà anche il nuovo film di Gabriele Muccino, L'isola che non c'è, una commedia corale. Sempre dal 14 febbraio vedremo il film di Alessandro Genovesi, Matrimonio italiano, una commedia con Diego Battantuono. Vi segnalo anche Benedetta Follia, una nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone. Torna anche Francesca Archibugi con Gli Sdraiati, protagonista Claudio Bisio. Metti la nonna in freezer sarà una commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Torna anche Ferzan Ospetek con un thriller, Napoli velata. Paolo Genovese dirigerà Il primo giorno della mia vita e infine vedremo Loro di Paolo Sorrentino con Tony Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. Allora, quale aspettate di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e nella descrizione trovate il link al video con tutti i dettagli, con maggiori dettagli sui film. Ciao da Valeria!